4 minuti, 4 minuti, vabbè, facciamo... Allora, di solito... di andare a cagare? No, perché c'è l'audio aperto, quindi... Allora, forse faccio in tempo... Che abbiamo... Posso... No, perché ho le mutande sudate. Vuoi cambiarti le mutande? Mm. E dobbiamo farla... Lo vuoi mettere nell'acqua calda che dopo si scalda, poi tanto... No, no, troppo caldo, ho paura. No, ma magari... No, perché non ho le mutande... Sciacqui nell'acqua della carbonara. Che viene meglio. E tanto poi bolle, quindi poi se ne va... Come Roberto. Bolle. Però, no, che non ho le mutande di ricambio. Posso usare un cappellino di QDSS? Io di solito ci cago dentro. Nei cappellini di QDSS? Eh sì, perché sono belli a conca, quindi... Poi da soddisfazione. Prendono valore quando li vendi poi quelli. Sì, e poi da soddisfazione perché senti il peso, capito? Sì. Un po' meno per la puzza, ma senti il peso. Beh, ragazzi... Che abbiamo, eh? Non lo so, 4 minuti... Cioè, 4 minuti sono lunghi a passare. Cioè, tipo, dimmi una cosa nella vita che dura 4 minuti. Un coito. Interrotto. 4 minuti... No, no, il mio... Quando, cioè, il massimo proprio 4 minuti e 10 secondi. Quello è quando la fai ululare, però. Quello è il coyote, in quel caso. No, beh, 4 minuti e 10 secondi. Di solito proprio conteggio i secondi, io, quindi faccio 60 per 4, che sono? No, insomma, se tu conteggi i secondi del coito, sei come le pancine che conteggiano le ore dei figli, No, quelle... Mio quelle... figlio ha 906 ore. Quelle conteggiano le settimane. È vero. No, prima fanno i giorni. Prima fanno i giorni. Poi le settimane... Dopo, superati i 60 giorni, mio figlio ha 49 e 9. Insomma, prima di contare gli anni del figlio, quello deve avere i peli sul cazzo. Prima non si contano gli anni, poi è tutto mesi, giorni, frazioni di anno. Poi se è bisestile, la pancina fa tutti dei... Che sono bisestile? Bisestile sono quegli anni in cui ci sono dei giorni che negli altri anni non ci sono. Tipo il 14 di marzo. E quindi sono giorni speciali quelli, cioè, quando ci sono quei giorni là che succede? Si fanno delle feste poco popolari in quei giorni, cioè se le festività. Popolari. In quei giorni si fanno delle festività che piacciono, tipo la festa della multa, si fa quel giorno lì perché non piace a nessuno. Quindi, quindi una volta ogni 2 anni. Una volta ogni 2 anni, 3 anni. Si festeggia. Cioè, se ci fosse per esempio la giornata nazionale del callo, ma chi cazzo lo vuole festeggiare? No, ma quindi... che se ne frega del callo, cioè voglio dire, non lo so. Che poi loro dicono che vedono le piastrine, come fanno ad avere un microscopio e scrutare il nostro sangue? Questo mi chiedo io. Oggi come oggi la scienza ha fatto passi da gigante. È vero, è vero. Cioè, per esempio, fino a qualche anno fa, la ricostruzione di un osso, cioè come te lo ricostruivi un osso, accoppavano una mucca e vedevano se ci si incastrava quello della mucca. Adesso invece si fanno le ossa in titanio, che io fino a che non ho capito che il titanio era veramente un materiale, pensavo fosse una roba supereroistica il sì, titanio, sì, cioè perché c'ha un nome troppo figo. Quello è l'adamantio. Sì, quello è per ora è supereroistico, tra qualche anno si creerà anche l'adamantio. Senza l'adamantio Non si possono fare tipo le ossa che vengono fuori dalle mani. Te lo vedevi Topazio tu? La telenovela? Ho visto qualcosa perché c'era un'attrice molto carina in Topazio. Non so se fosse Topazio proprio. Topazio si chiamava. Si chiamava così veramente? Non lo so. Cioè, perché si chiamava Topazio? Topazio è una gemma il Topazio. Sì, il Topazio, che tra l'altro l'attrice carina di Topazio adesso avrà 65 anni, credo. Avrà... Credo che sia morta. Sì. Però era veramente, credetemi che se da bambino io ho avuto curiosità per vedere una telenovela. Ma buonasera, abbiamo finito di dire un sacco di cagate e siamo in live, siamo belli, siamo caldi, siamo diversi dal solito. Non siamo ancora caldi, ragazzi, perché adesso i fornelli sono spenti, tra un po' sarà tutto caldissimo, ve lo assicuro. Allora, questa è una live speciale, è una live durante la quale faremo la premiazione. Faremo la premiazione, che premiazione? Del nostro contest, ed è un contest particolare. Praticamente abbiamo chiesto a tutti quanti di inviarci le foto dei loro peni tra le fauci di coccodrilli. In pochi hanno preso parte a questa cosa, neanche una ragazza, stranamente. E verranno premiati quelli il cui pene ha subito maggiori danni durante l'operazione. Sai che è una cosa brutta quella che hai detto. Sì, c'è qualcuno che ha fatto il furbo, ha usato una lucertola, ignorando che anche quelle mordono forte.
Io ne so qualcosa perché da bambino avevo un rapporto stranissimo con le lucertole, le amavo e le odiavo. Sono riuscito ad avere una lucertola domestica. Sì. Allora, mi vergogno un po' di questa cosa, perché a me piacciono gli animali. Allora, sono riuscito ad avere una lucertola domestica, perché c'era questa lucertola, probabilmente abbastanza rincoglionita, che si faceva prendere in mano. Ok, di solito scappano veloci come vento. Sì. Sta lucertola sono riuscito a catturarla così, a mano. E l'ho messa in una... in una scatoletta di plastica con la sabbietta e le pietroline. La sabbietta. Sì, sai la sabbietta degli acquari? Sì, sì. Ecco, ci ho anche rimesso dei soldi. Ecco, ho messo... la scatoletta era la vaschetta di plastica dove ti davano i pesci negli anni 90. Ho capito. Piccolina, fatta bene col coperchio. Ho messo là dentro la lucertola e poi... Ci hai cagato dentro? No, l'ho tenuta per un po', gli ho messo un po' da mangiare, delle cose, non mi ricordo neanche cosa, però mangiava. A un certo punto, siccome faceva freddo in quel periodo... E quelli sono animali proprio sangue caldissimo. Io ho pensato, mo la metto con la sua bella vaschetta di plastica, la metto fuori al balcone così prende il sole e sta bene. Ha fatto un addio di giornata di sole, torno da scuola, la lucertola... Era marrone, morta così... E quindi ho cotto una luce perché nella scatoletta di plastica probabilmente si sente. Però ma poi te la sei mangiata? No, l'ho seppellita. Ne hai fatto poi il funerale? No, funerale no, ho fatto un buco e ce l'ho buttata dentro. Che cattiveria, che cattiveria. Ragazzi, gli ultimi 20 minuti avete di tempo, il link è sotto in descrizione. Dal link potete direttamente guardare il nostro contest, potete ripartecipare se avevate già partecipato in passato, perché abbiamo intenzione di continuare a proporre queste cosine per fornirvi, adesso non ce l'ho qui perché mi hanno spostato tutte le cose, sì. Ma se tu allunghi il braccio e fai braccio man, sì. A destra ci sono le nostre barre. La barra! La barra! Oggi abbiamo fatto un video speciale e quindi abbiamo usato la barra. L'abbiamo aperta anche se è un collezionabile, non andrebbe bevuta. No, sì, si può bere tranquillamente, buono. Si può bere a vostro rischio e pericolo perché è un oggetto collezionabile. Voi berreste mai, che ne so, un gormito? No. Si può anche collezionare, mo te lo dico, stappando piano piano, togliendo la roba dentro che è di ottima fattura e mettendoci dell'acqua, se proprio vuoi fare una cosa differente. E poi riapplicando il tappo come poi, ho fatto io. Se andate dal Brigo, nel reparto dove di solito la gente compra i tappi per tappare le bottiglie della salsa, cioè andate un attimo, fate finta di niente. L'avete mai visti quelli per tappare bottiglie? Praticamente sono delle presse dove tu metti il tappo e si riattava. Fate finta di niente, devo provare una cosa, scusa, zappam! E praticamente si è rifatta la bottiglia, però con il giusto materiale dentro, che è l'acqua. Sì, e poi dite, mi sa che non va bene. Grazie perché a... un po' graffiato. Michele Petrucci, il fratello di John Petrucci. Cugino di John. Di partita della regina Elisabetta in live. A quanto mettiamo? No. Che trescemma, ragazzi, Secondo me no, secondo me la regina stavolta se la cava. Beh, insomma. No, perché tra le altre cose, fermi tutti. Regno Unito, ma vedi che chiamano... Mi sta chiamando qualcuno dal Regno Unito. Vabbè, perché io ho rifiutato di la chiamata. Probabilmente è la regina. Da Southampton. Da Southampton. Sta scritto Southampton. Southampton. Sì. Vorrei tanto rispondere, ragazzi, ma quelli mi dicono, tu investi in cripto, ti posso... No, quelli sono i... come si dice? Sono i luterani. Tu investi in Cristo. Comunque, abbiamo la nostra carbognara, questa è proprio carbognara, proprio. Ci serve qualcuno che sappia il norvegese. Tra di voi c'è qualcuno che sa il norvegese? Perché ci dovete spiegare. Dovete scrivere no, perché il 99.9% non saprà il norvegese, ovviamente. Ma se conoscete il norvegese, perché c'è una ricetta del norvegese che io non so leggere. Allora, faccio una foto a questo cazzo di cose e magari ci date. Dove le avevo messe? Sulle storie di Instagram? Eh sì, facciamo una foto a sta merda. Allora, andate sull'Instagram di Guedus sul server, chi parla il norvegese. E poi ci venite a dire... Per favore, in maniera molto veloce, poi riscriveteci in live che cazzo significa, così avete tempo e potete ascoltare la live.
Allora, ma Google spoiler. Traduttore traduce sta ceppa di minchia, diciamolo, Google Traduttore funziona un po' a cazzo va di bene cane. Pure al contrario, secondo te, se gli metto la foto... Vabbè, dai, tanto sono bravi loro. No, poi a un certo punto di... dice, Anna, casticken chiao yallayen, 3 minuti a coco ayan. Vabbè, coco ayan si capisce. Secoitan... Non lo so se è coetan, secondo me qualche anno in più ce l'ha. A un certo punto devi chiedere a Anna come si fa, perché usate Google Lens. Sì, ho capito quello che vuoi, ma fa un po' a cazzo suo, quindi ci siamo scocciati. Allora, ragazzi, mo vi metto un'immagine. Mitta 2.5 DL di Kilma. Di Kilma, cioè, certo. Maitoa katillan yase koitan pussin si salto yukon owellissestim. Le accetta le parolacce Instagram? No. Vispa Teresa. Sì, ma fai subito. Sto facendo. Vispa nerpasen in le idune calma yocken den gustul. Sto cercando di fare una live fatta bene. C'è scritto uè, non sto scherzando. Intanto che lui metta roba su Instagram che passano gli anni. Che la sto facendo fatta bene. Nel caso potete vedi che l'ultima riga dice facendo... per favore chiamare Anna. Per almeno 3 minuti, c'è scritto proprio qui. Oh, Agostino dice, mia mamma si chiama Anna, mo chiede a lei. Però se si chiama Anna e non è norvegese abbiamo un problema. No, non c'è l'inglese, ragazzi. Tu hai proprio ripreso l'unica cosa che non si capisce un cazzo. Stava più su la cosa, t'ho messo il dito, t'ho messo dove dovevi inquadrare. Tu inquadri il codice a barre, a che cazzo serve il codice a barre? Le barre! Comunque, andate a vedere nelle storie. Andate a vedere nelle storie, comunque. Ridi in no time. 3 minuti in no time. Vero. Quindi vuol dire che è molto simpatica la pasta. Giusto? Sta scritto ridi in no time, però poi c'è tutto scritto in norvegese, quindi non puoi sapere com'è. Se prendi la carbonara in italiano, c'è scritto ridi in bacia sto cazzo. Ma tu c'è scritto tutto quanto in norvegese e poi sopra arrivi in ottanta. Eh beh, è normale. È nata in America, è vicino all'Italia, ma Norvegia, vabbè. Vabbè, palesemente dice latte freddo. Dice latte freddo? No, è latte freddo abbiamo un problema. È vero, perché ce l'abbiamo solo caldo. C'abbiamo Zimil al cioccolato. Secondo io ho capito che deve venire a merda, però vorrei che venisse una merda però per colpa sua. Se chiede il latte, scusa, io non ma so il latte io. Nella carbonara? Ma io in che cazzo ne so? Io non leggo il norvegese, io l'ho portato ignaro di quella... Conosco il farfallì. Chiamate Simone di Nova Lectio. Parla svedese, islandese e praticamente sa tutti i dialetti del danese. Sì, ho capito, mo chiamo Simone di Nova Lectio e gli dico, su, senti, siamo un attimo in live, che per favore mi fai una traduzione al volo. Ma come cazzo mi viene in testa? Allora, se sono come le polveri ristrette, e non vedo perché no, ristrette tedesche, dovreste fare 250 ml di acqua e cuocere per 2 minuti fino a restrizione e poi condisci la pasta, suppongo. Ah, il pongo ce l'abbiamo? Con dire la pasta suppongo. Ma come facciamo a fare 250 centilitri, no, decilitri, centimetri, con gli occhi? Ad occhio. Non si fa, già farò una cagata sta roba. Oh, 250 sono 1, 2, basta. 2 secondi. Quant'è quella borraccia, Rocco? Redez, ma YouTube non ha mandato il feed del video della realtà virtuosa? Avete sbagliato a mettere la programmazione, è uscita già la realtà virtuosa? No. A quanto pare. No, te l'ho messo in un elenco e basta. E qualcuno l'ha visto, qualcuno lo sa. Ma mica doveva uscire oggi. No, non doveva uscire oggi. E quello è per molto in là. È molto in là. No, nonna, io. Probabilmente sono sbagliato a mettere pubbliche da qualche parte. Carbonara al latte al cioccolato è incredibile. Secondo me vomiti incredibilmente bene. Sì. Anche se nell'alta cucina il cacao è usato molto spesso nelle ricette, per esempio nei dolci, perché fa schifo altrove. Ma non è vero, ho mangiato qualche ricetta con il cacao che invece era veramente buona, ricetta salata, eh? Io ho mangiato la carne al cacao. Ah, per esempio, la carne al cacao è un'idea del cazzo. Però quando la mangi ti rendi conto che hai avuto idee più del cazzo in vita tua.
Mancano 19 minuti alla fine del contest, ragazzi, il link è in descrizione, mi raccomando, mi raccomando. Allora, se ho capito bene, dovete mettere in un piatto un bicchiere d'acqua e mettere al microonde per 5 minuti. Con il profumo invitante la prendete e la buttate. Quando il profumo è invitante? Pure. Comunque Google riesce a tradurre abbastanza bene il polacco. Knorr e la carbonara Gstubar. Provate con Dippel. Oh, ma veramente non abbiamo nessuno che ci segue che sia norvegese. Ma probabilmente stanno a lavorare a quest'ora in Norvegia. Perché no, in realtà hanno finito di lavorare in Norvegia. A quest'ora possono andarsi a fare una birra perché alle 7 chiude tutto. Quindi probabilmente stanno a farsi una birra a quest'ora. Io ho mangiato il sushi con la tartare di fassona. Io ho mangiato il raviolo al Wagyu. Faceva paura. Sì, vabbè. Non è la maglia di Giuppi TV, è la maglia di un gioco. Fredda nella pentola, poi unite la cacata che trovate nella busta, mescolate una volta arrivata a ebollizione, fate raffreddare per 3 minuti, assaporate la cacata, fine. Dice... Latte freddo, ma il latte freddo non l'abbiamo. Latte freddo, vado un attimo a vedere di là se qualcuno a un certo sì, punto... Sì, ma deve essere ad alta conservazione e se qualcuno compra del latte l'ha fatto in un momento di estremo entusiasmo. Dici che può essere cagliata in questo momento. Sì. Cioè, veramente ci puoi fare il caglio. Senti, ma dalle galatine, secondo te, le squagliamo? Non è dalle galatine si può ricavare il latte, sì. Però non è uguale la 18 processi beve il latte dentro questo cazzo di ufficio. Ma chi cazzo lo beve il latte? Ma io ne so, magari uno che viene qua e fa la colazione, la merenda. Tutti i presenti non producono la lattasi dal 90, perché dovremmo... Sì, ma senza latte non è la stessa cosa. Con l'acqua non saprà di un cazzo. Però è pure vero che io mi rifiuto di mettere il latte nella carbonara. Tra le altre cose, nella dispensa ho trovato il profumo alla vulva. Ah, è vero. Perché scusa, sta nella dispensa dove sta il cibo? Perché quel cibo è la stessa, è più vero da buttare come quel profumo. Allora, non lo so se inizio Morrowind, continuerò con Oblivion molto molto presto. Però abbiamo avuto un po' di rallentamenti con Oblivion perché è arrivato Minecraft... E ho il mio gioco rilassante lì, Oblivion è molto rilassante, quindi probabilmente adesso arrivo a un periodo stressantissimo perché avrò un casino a casa, poi vi racconto che casino avrò e quindi giocherò anche Oblivion. Nessuno ha un po' di latte che ci può portare. Signor QDSS, il video della realtà virtuosa sta online sulla playlist I nostri test. Aha. Sta online. E perché sta online? Perché nella playlist, perché nelle playlist si vedono tutti quanti i video che mettiamo. Però non li vedono. Però non li vedono. Se non è in elenco. Ma ti ricordo che forse l'abbiamo programmato a questo punto. Perché io l'ho messo non in elenco per te. No. Sì, te l'ho messo non in elenco. Noi abbiamo fatto una chiamata ieri. Una chiamata abbiamo fatto. Ma vabbè, comunque... Spoiler, chi va lì si vede un video che uscirà il 23 settembre, ok? 2022. È un video che parla di un argomento di cui non frega un cazzo a nessuno, un po' come tutti i nostri video ultimamente, ma noi crediamo nella forza degli argomenti. Bravi che sapete come sbirciate sul canale. Bravi. Sta per arrivare un piccolo Sinergo Junior? No. Però è peggio. Io ho 20 anno ho deciso di iniziare la saga di Metal Gear Solid, lo so è tardi però penso io non l'ho ancora iniziato per tentare. Guarda, il primo, a meno che tu non stia partendo da quello bidimensionale. Sì, 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 Davide ci ha fatto la traduzione, anche Yogurt Ladro. Tutti e due. Versare latte due decine di latte freddo, latte in una pentola, bollitore, no. Unire, questo l'ha fatto con Google, siamo capaci tutti qua. Uno, preso inferno, 2,5 di freddo latte e in griglia. Poi locande, potere dentro, tenuto, 2, col la salsa o plano sotto gli omanelli originali. Ragazzo degli fumatiti in 3 minuti. Io prima non sapevo niente. Con il tuo commento sei riuscito a farmi sapere di meno. Allora, dobbiamo sostituire il latte con l'acqua. Tanto chimicamente parlando sono praticamente identici. Una mucca quando serve. Eh? Una mucca quando serve. Una mucca quando serve. Non lo so. Abbiamo un problema, ragazzi. Non abbiamo il latte. Non avevo l'è. Purtroppo il norvegese non è proprio il mio top.
lo parlo, faccio dei discorsi anche piuttosto, però non c'è mai il latte di mezzo, quindi e niente, lo facciamo con l'acqua? Ma sì. L'alternativa è che ci mettiamo a espellere seme nella pentola e lo facciamo con quello. Guarda, tu hai una roba in testa che è un po' diversa dal latte. Non so cosa fai a casa, ma non lo voglio manco sapere. Però almeno è lattiginoso. Ma torneranno i video di Fabiosa? Guarda, è una delle rubriche a cui tengo di più. Ho anche un progetto in sospeso da un anno, a cui tengo particolarmente, però purtroppo... E niente, che facciamo? Ci mettiamo il latte condensato? No, non è la stessa cosa. È dolce, è dolcificato, quello fa schifo al cazzo. Ma senti, ma nel palazzo ci sarà qualcuno che c'ha il latte? Vado dai vicini. Un bicchiere di latte. Gli diamo un bicchiere di latte, poi il resto lo allunghiamo, insomma. Scusi signore, siamo dell'azienda a fianco, ci dà del latte. Potremmo farlo. Potremmo anche... Non lo so, non conosco nessuno. Neanche io. Noi nel palazzo. Ci va Paolo. Ci va il nostro Paolo. Allora, Paolo, se hai la faccia tosta di fare questo, vai lì con un bicchiere. E di: scusi signora, abbiamo un'emergenza. Avrebbe per caso un bicchiere di latte da prestarci? E poi gli riportiamo una bottiglia domani. Quando cazzo è lunedì? Dagli una bottiglia di birra. E dice: signora, possiamo fare a cambio? Mi serve una... Sì, però non gli puoi portare la signora la birra col cazzo davanti, cioè, quella che ti dice. Portagli una merendina, ma poi quello pensi, chissà che pensa la gente, se gli porti una birra quello dice, ma no, bolla col cazzo davanti, questo, cioè, messaggi subliminali. Però abbiamo un'altra birra, non brandizzata con... ma... Cioè, comunque... Ciao, vorremmo tenere, cioè... Giovanni dice: sciogliete un po' di burro nell'acqua. È la stessa cosa, proprio, Giovanni, organoletticamente parlando è uguale. Steffa, questioni organolettiche con la calce Knorr. Dai Paolo, vai a fare questa figura di me, volevo dire questa cosa eccezionale. Vado? Sì, questa c'ha i figli, se non ricordo male. È un bicchiere. No, Rocco, perché producono ancora la lattasi. Rocco sta sputando. Mi presento con un bicchiere. Sì, presentati con un bicchiere, solo che un bicchiere piuttosto grande, ci servono 250 ml. Questa secondo me è la bottiglia del latte. Dici: signora, poi però gli dobbiamo dare qualcosa, pare pure brutto. Dici: signora, scusi, siamo dell'azienda di fronte, abbiamo bisogno del latte. Per fare che cosa? Non sono cazzi tuoi. Diciamo, però... le diamo il latte al cioccolato. Abbiamo il latte al cioccolato. Abbiamo la birra zero. Allora Paolo, ce l'ho io la soluzione. Di: signora, abbiamo avuto un quid pro quo con i nostri fornitori, ci hanno dato del latte al cioccolato, a noi non serve, se vuole lo diamo a lei così lo bevono i bambini e magari stanno zitti 2 secondi e noi le diamo... Che puzza quella cosa. Dice: ci serve del latte vero, noi le diamo in cambio il latte al cioccolato. Queste sono le... Ma la vera domanda è: il video alcolico, pure adesso ci droghiamo con la carbonara. Ma se non riusciamo a fare nemmeno la carbonara, il video avete visto quello che ha detto Jim Ryan riguardo l'acquisizione di Activision? No, Jim Ryan ultimamente non sta zitto un secondo. Che ha detto Jim Ryan? Ma che ha detto? Ha detto: no, vabbè, però... ha detto: no, però sai che c'è, è complicata la situazione. Senti, intanto accendiamo qui. Jim Ryan contro Microsoft. Inadeguata l'offerta per tenere Call of Duty su PlayStation. Proprio perché questi qua, mo, c'hanno la sindrome del cazzo piccolo, secondo me, a Sony. C'è un problema, non c'è il latte al cioccolato. Come non c'è il latte al cioccolato? Come faceva a scadere se mi era appena arrivato? No, ma ha detto pirete. Siamo nella merda. La Peroni. Ma no, ma non è che barattiamo il latte con la Peroni zero. Che cazzo? Va. Ma non gli dare una borraccia, porca di quella. Una tazza, Paolo, una tazza. Ma io... non c'è la tazza. Una cazza, ce l'avete? Sembriamo un branco di coglioni. Ciao, sono venuto grazie alla storia di Sinergo. Cavolo, ti ho eccitato particolarmente. Fate uno scambio, una copia di Baldo. Ma non gli possiamo chiedere una tazza veramente di latte? Non ha, non ha senso. Portate la signora in live. Ma si fa? Siamo a sud, è tutto concesso. E che cazzo gli possiamo che chiedere? Che poi siamo dell'azienda qui accanto, ci presentiamo con un bicchiere vuoto, sembriamo Oliver Twist. Non facciamo una bella figura da azienda.
se posso dire. Devo lavare sta cosa, ma mo lavo sta cosa, almeno c'ha senso. Non sto guardando ancora Rings of Power e House of the Dragon perché se partiamo da dove abbiamo smesso con Game of Thrones è meglio di no. E quell'altra roba ci voglio provare, ma sono sicuro che mi addormento. Guardate ragazzi, sentirete un po' di acqua, un po' di fruscio. Però sto facendo una cosa, la sto facendo per tutti. Allora, senti il poeta. Ragazzi, c'è un poeta in live. Posso dirvi un commento bello? La signora te lo munge in un attimo se ha appena partorito. È un poeta di altri tempi. Proprio. Cioè, io a volte penso che abbiamo un pubblico rozzo. E poi arriva qualcuno a ricordarmi che invece siete degli intellettuali. Chi piscia? No, non piscia nessuno, è Nicola che ha aperto il rubinetto e non si è mutato, quindi... Io non mi muto per niente, perché sto facendo una cosa per tutti voi. Grazie perché... Nicola, ora devo pisciare, scrivo. Mezza live, tutti a pisciare. Sinergo, hai visto Sandman? No, è venuto in città, non mi ha neanche avvertito. Conoscete... Storia fantasy, luce e fotografia insensata, politically correct e family friendly. Ma non avevo dubbi che la serie del Signore degli Anelli fosse un letamaio. Però, per me, magari non lo è oggettivamente. Dai Paolo, fai l'eroe. Ma senza il tappo? No, non ce lo mettere il tappo. Senti... Poi è un coso della Prozis, che cazzo metti il tappo già? Dici, senti signore, purtroppo abbiamo finito il latte e ci siamo accorti troppo tardi che era scaduto. Mi puoi mettere, ecco, 200, cioè, almeno 200 ml di latte. Tanto quella la signora ti dirà, mo te ne metto un po' di più, però, anzi, questo è capace che pia mezzo litro di latte e ce lo dà. È allarme per le condizioni di salute della... Vai. Vai, della regina Elisabetta. In seguito a ulteriore valutazione questa mattina ha fatto sapere nella tarda mattinata di oggi un comunicato da Buckingham Palace. I medici della regina sono preoccupati per la salute di sua maestà e hanno raccomandato che lei rimanga sotto supervisione medica. La sovrana di appena 96 anni si trova al momento nel castello di Balmoral, in Scozia, dove sta trascorrendo le vacanze estive. Ah, quindi stava in vacanza là. Tu stai sbirciando. Scusate ragazzi, vado un attimo fuori campo. Vado a sbirciare. Sto a vedere Paolo di fronte alla porta. Oddio, non c'è? Paolo, c'è tutto un palazzo. È andato al piano di sotto. Paolo è andato al piano. Ok, la signora del piano di... Secondo me ha visto Paolo, ha detto chi cazzo è questo. Attenzione. Poi Paolo è biondo con gli occhi azzurri, questo è un nazista. Ma non è vestito da nazista. Cioè Paolo è l'unico che ha la faccia da nazista, ma si veste come un commerciante di granite, quindi il problema non c'è. Dovevate microfonare, no, poi metti che... Fateci spiare pure a noi. E come facciamo, raga, nell'occhiolino piantiamo la camera così. Però, una cosa ve la possiamo far vedere. Come pasta per la nostra carbonara. Però questa è la pasta più sbagliata, se posso. Rigatoni. Sono perfetti per la carbonara, i rigatoni. I mezzi rigatoni per la carbonara. Sono perfetti, proprio... Ma gli spaghetti, guarda che non sono canon per la carbonara. I rigatoni. Senti, qui la ricetta vuole gli spaghetti. No, non la ricetta. Qualcuno che non sa un cazzo di pasta vuole gli spaghetti. Siamo a provare la ricetta. Ciò che stiamo a scoccare il latte in giro. Stiamo a provare la ricetta. I rigatoni, mi spieghi che cazzo c'entrano i rigatoni con la carbonara? Ragazzi, glielo dite voi che la carbonara è da rigatoni. Cioè, ma che cazzo di... Ma che carbonara ti sei mangiato tu? Se vai a Roma ti sparano questi presupposti, oh. Ma che dici? Io la faccio con i rigatoni. Bestia di Satana. Ma si fa con i rigatoni? Ma siete proprio dei bestie di Satana. Ma si fa con Ci i rigatoni? Ci dovete mettere la pasta fresca, ok? La pasta fresca... Ce la mettete, la linguina fresca, se poi volete fare una cosa altologata. Team rigatoni. Cioè, nel senso, no? Rigatoni. Da romano approvo i rigatoni. Tu dove cazzo l'hai mangiato? Andate a cagare tutti qua. Voi dove cazzo siete? Io ho girato il mondo, comunque me la fanno con gli spaghetti. I mezzi rigatoni a me non me sì, l'hanno mai fatto. Ma io non lo metto in dubbio che nel mondo la fanno gli spaghetti. Ma dove si sa cucinare si mettono i rigatoni. Cioè, vedi, te lo stanno a di tutti. Vanno bene i rigatoni, va bene pure se ci caghi nella carbonara, va bene. È tornato? No. Abbiamo perso un membro.
No, secondo me si staffa tutto il palazzo. Siamo 18 famiglie. Secondo me si sta facendo tutto il palazzo. Ma non soltanto gli spaghetti. Gli spaghetti non mi piacciono a me. Ci vanno, fanno, che ne so, la chitarrina. Gli spaghetti sono pasta liscia, quindi... Oddio, dipende, se prendi quelli trafilati... No, devi prendere cose serie. So de Roma, rigatoni, vedi? Ma cioè, vaffanculo, quello è di Roma. È la tradizione. So de Roma, e poi abita a Civitavecchia. In me. Oh, non ce ne fosse uno che dice spaghetti in tutta la live, giustamente. Io, a me gli spaghetti non piacciono, ho detto la pasta quadrata, comunque la pasta lunga, i mezzi rigatoni non ci stanno bene. Scrivono solo in quella CNOR va bene se ci cachi. Appunto, nel mondo gli spaghetti a Roma no. Ragazzi, avete fatto crollare una convinzione quasi dogmatica di Redditz che la carbonara vada fatta con gli spaghetti in maniera canonica, però... Tieni, se vuoi ti do le linguine al limone, che tanto piacciono tanto a quelli che guardano la live. No, che... no dai, la carbonara con limone... Dai, facciamogli le linguine, cacca, tanto è uguale. Ma no, qua, ma linguine ci sono, al limone. Ci sono quei bei cosi. Perché gli spaghettini... Oh, poi, Lore, la carbonara vuole la pasta lunga. Punto, non ci sta, cazzi. Non ci girate indoor. Ma chi lo dice? La carbonara vuole la pasta lunga. Paolo si sta a fare tutto il palazzo. L'ascensore. Volete la... È tornato con il latte. Che ti avevo detto, ti hanno dato 300 millilitri. Al primo piano. Al primo piano. Ma esattamente che gli hai promesso per farti dare il latte? Niente, ha detto non ti preoccupare, tieni tutto qua. Io non ci credo che abbiamo del latte fresco. Abbiamo del non latte lo facciamo cadere perché... Appena munto. Non voglio sapere, Paolo, a quale vecchia si è concesso. Aspetta, però questo... Ah, no, ci ha messo... Devo dire, era un uomo. Pensavo, anche... devo dire, era anche carina. Era un uomo. Si è difeso malissimo. Allora, questo è da 300, dobbiamo toglierne 50 per fare 250. Però se ne bevo 100 mi cago addosso. Tieni, metti 250. Qua? No, prima dobbiamo fare la pasta. Riccardo, comunque si vede che voi non sapete mangiare, per questo che guardate i nostri video, perché vi piace la merda. Ma sei sicuro che devi farla così? Così, devi mettere... Come la vuoi fare? Vuoi metterlo qua dentro? Ma io dentro che cazzo latte? Ne so, sta scritto che... Handel di cold cald milk, milk yen grid, roin posenzen. Non è una cattiva idea perché sta sudando. Cold coxhausen o pander, omroig og lod den smaccage, smaccane i 3 minuti. Allora, dobbiamo mettere a cuocere la pasta. Tieni. La pasta lunga, guarda, ci sono i spaghetti. Facciamo questa cosa inesatta. Siamo a fare... No, non è inesatta, sei tu l'inesatta. Completamente sbagliato, tu ragazzi. Tu vuoi andare 300 scappati di casa qua. Ma guarda, c'è un sacco di gente di Roma. Aspetta, che quanta pasta ci metti? Tutto quell'altro. Ma è tutto? Ha un tot, dai. Già non sa di un cazzo. Ma ce deve essere scritto. Così secondo me è giusto. Devo fare una cosa, raga, non vi incazzate. Non vi incazzate, no, ma... Paolo, no, perché non mi fanno mettere la pasta che si deve mettere, quindi... Ti insegno io, guarda, ti insegno io, vattene. Prima di tutto il sale ce l'hai messo. Certo che ce l'ho messo. Certo. Però è basso, capito? Fatti i cazzi di casa tua. Queste sono spaghettini di merda, guarda. Sì. Mo te le insegna. Se mi dai pure qualcosa... No, 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 perché? No, con le mani? Devo girare col dito? Vai, vai a girare con la mano. Però fino a giù. Mi spingi giù. Comunque, se avessimo usato dei normali rigatoni saremmo a posto. Guarda che c'è entrata perfettamente. Devi rompere sempre i coglioni proprio... perché devi avere ragione. Ma la pasta nell'acqua deve ballarci. Così come i mezzi rigatoni. Madonna che ti devono rinchiudere in un carcere di massima sicurezza. Ma i guarda... mezzi rigatoni con la carbonara, sì, madonna. Ma guarda, 4 minuti ci mette sta pasta. In tutti i ristoranti dove il cuoco non è un cambogiano ci usano i rigatoni, cioè. Oh. Io sul menù dei cazzo di ristoranti non ho mai sentito mezzi rigatoni alla carbonara. Chi cazzo lo scrive? I mezzi quelli che ho trovato di là, ma i rigatoni li trovi sempre perché sono canonici. Rigatoni alla carbonara. Quindi io da oggi in poi giuro su Gesù Cristo mi faccio tutti quanti i ristoranti di Roma
e fotografo i menu e li metto sul cazzo di Instagram. Ma tu non trovi rigatoni alla carbonara? Se trovo rigatoni, tu trovi pasta alla carbonara, perché è scontato che sono rigatoni. Quando sono spaghetti trovi scritto spaghetti. Ma dove cazzo sei andato a Roma a mangiare? Io ci sono stato 2 settimane fa che sono tornato dalla Norvegia per mangiare una carbonara e la pasta te la fanno lunga. E anzi, anche, se prendono la pasta lunga, te la cuociono anche dentro al parmigiano. Tu non ho mai visto i ma la fanno pure con le parmigiano. La fanno pure con le trofie a Roma. Ma se tu dici a un romano, la carbonara con i rigatoni è sbagliata, ti dici, tua mamma è sbagliata. Perché si fa? Ma perché pasta? Perché pasta generale, allora ci mettiamo no, che cazzo. Le tagliatelle all'uovo, come le fai tu, non si fanno con la carbonara. Proprio non si fanno. Assaggio e poi me lo dici. L'assaggio, ma poi mi opero al fegato. Io spezzo gli spaghetti perché cuocio la pasta a fuoco spento, come mi hanno insegnato gli antichi. A proposito di No, ma dobbiamo farlo pure noi, ragazzi. Questo è cotta, questo 4 minuti. Spegni. Dobbiamo farlo pure noi, perché siccome, vabbè, non vi posso far vedere la situazione qua sotto. Vi basti pensare che Paolo vi sta facendo vedere la è il cavalletto. Ragazzi, intanto il contest è finito! Chi ha vinto? Adesso scegliamo un... Allora, il... Attenzione! Gabriele... Gabriele Bulgini ha vinto! Gabriele, ti manderemo una mail. Ah, Gabriele, ma tu fai vincere solo gli amici nostri, com'è? Chi è Gabriele? Non lo so. L'altra volta ha vinto Ruben, Gabriele ha vinto. Bravo! Bravo Gabriele, dopo ti mandiamo una bella email. Raga, uno spaghetto mi si è bloccato in gola. Ma dobbiamo scaricarla sta cosa qui, tipo l'acqua? Eh no, falli stare perché non sono cotti, eh. Ma 4 minuti ci metteva, sta scritto sulla confezione. Sì, ma perlomeno quello che ho mangiato io era ancora duro. Però il sale è buono e anche la pasta è molto buona. Ancora da cuocere. Un pochino devono stare ancora. Però è buona la pasta. Questo mo ci dobbiamo mettere qui, devi girare. Vabbè, facciamola la cazzo di sì, gara. Sì, vabbè, non la facciamo bollire, perché hai detto no bollitore. No bollitore. Quindi mettila adesso. Sì. Allora, raga, zoom qui. Praticamente sono bollitore cilindriatici, butti dentro quello e porti in polizia. Quando bolle... No, gira, perché sennò si aggruma tutto. Ma come cazzo cucini oggi? Ma che cazzo ne so? Ma secondo me... la farina la butti così, a mangiare. Ma sì, ma tanto questa... è farina, andate a pensare. Ma sembra... Ma non è farina. Tutto qua. C'era un cazzo da dire. No, c'è ancora qualcosa, ma butta. No, come cazzo fa? Ah, si è bloccato. Fermi, ho visto una cosa e qua Nicola confermerà sicuramente. La ricetta è canonica perché c'è del prezzemolo tritato. No. C'è il prezzemolo tritato. Forse pure dei funghi, in nome di Dio. Madonna, ma sa veramente di burro. E ci vuole pure il latte, capito? Sa proprio di burro. Che tutti sappiamo che la carbonara si fa con un po' di burro e la cipolla. Sa proprio di burro. Nicola, avete ragione entrambe. Spesso mettono, cioè Andrea, anche i tonnarelli, però alla parolaccia o da me o patacca a Trastevere ho mangiato la carbonara con la pasta corta. Ma questi che la parolaccia ti vedono via per culo, è normale che ci mettono la pasta corta, no? La parolaccia è un locale storico. Infatti, che ti piano per culo. Eppure dalla sora credo che pure dalla sora Lella si mangiasse con i rigatoni. Poi loro hanno la fissa del tonnarello in realtà, più che lo spaghetto. Dovete portarla a bollire mentre girate. Lo possiamo portare come si pure fa? In giro. Mi devo incazzare? Piuttosto, vediamo che se questa o con è... l'energia cinetica della forchetta la devo far bollire. Io l'ho messa accendo, non voglio. Vabbè, che no, falla sta.
No, ma il latte non si brucia, una volta che ci hai messo dentro sta merda, nulla ha il coraggio di bruciarsi più. Insomma. Guarda il prezzemolo tritato in nome di Dio. Ma il guanciale è liofilizzato, penso proprio di sì. Non ci sono i pezzi di guanciale, se questo che volete sì, sapere. Sì, si vede qualcosa, ma penso che sia cotto. Questo è un pezzo di guanciale? Penso che sia cotto. Mettici pure questa polverina che... Vorrei avere cioè, il top della cosa, capito? Però è complicato. Aspetta. Così si spegne. Il prezzemolo tritato, tra le altre cose non sappiamo se il latte è buono, se ci vogliono assassinare, non lo sappiamo. Ma è quello che dai ai bambini. Quindi... Quello che dai ai bambini. Era Parma. Ah, Parma. Non il suo. No. Arrivo. Nel risotto, al testa sal, che formaggio ci... al testa sal. Che cazzo è il testa sal? Quando tornerete con le live di Olgen? Siamo già tornati. L'altro ieri. E mentre la facevamo dicevamo sarebbe bello tornare. Senti, io vado a buttare l'acqua. Paolo, tanto sappiamo che non ti fa schifo niente. Se cercate carbonara, sì, a sorella Lella, avevo come questa impressione che lei fosse pasta corta. Io non ho mai mangiato la sorella Lella perché è morta prima che riuscissi a fare questa cosa, quindi per me adesso Roma è un posto vuoto, non c'è più la sorella Lella. Sono soltanto case senza cuore, lei era il cuore. Ho visto che c'è pure chi fa la carbonara con il tartufo o le zucchine tipo bestie fritte. Di Satana. No, lo fanno, fanno la carbonara e quelle bestie di Satana di solito usano i fondarelli in realtà. Anche con le zucchine fritte, però messe sopra, non cotte, veramente. Zucchettine piccoline tagliate così, fritte e messe sopra. Bestie di Satana due volte. Non lo so. Allora, ci siamo. Hai portato a ebollizione? Gli sto a rompere i coglioni, questo sì. Ma vuoi che ti alzi un po' la vuoi fiamma? Mettere un goccio d'olio, ce l'hai messo? No, non c'è scritto olio, io voglio la ricetta norvegese. No, però se tu non ci metti un goccio d'olio, questo lo affettiamo. Questo. No, metto il giro con destone, ma voglio la ricetta norvegese. Ma un goccio? Ma quelli non ce l'hanno l'olio, dove cazzo lo prendono l'olio in Norvegia? Mettici il grasso di foca, ma rischiamo di doverlo affettare come una pizza, sti spaghetti. Non ti preoccupare, giro io. È spettacolare al tartufo. Ma non era carbonara, chiamatela tartufara, ma non era carbonara. Vabbè, è una variante, che cazzo. Basta con queste varianti. E allora chiamiamola maionese vegana e maionese buona. La maionese vegana si deve chiamare maionese. Si deve chiamare cremina. È la stessa cosa della carbonara col tartufo, non si deve chiamare carbonara. Vabbè, è come un cecchino. Io sono pesce. Un po'. Comunque le ricette fatte in una certa maniera. Quindi non è che arriva a carbonare di grampa salcazzi. No, però la cosa con le zucchine che ti dicevo non è in cottura, le mettono a guarnire sopra. Ah, ma una cosetta. Sì, allora. Sì. No, è figura. Certo, no. Se a guarnire mi dici guarda sto bel tartufo estivo. È così la fanno, eh. Non è che cucinano. Non è una guarnizione. Però se ci mettono un tartufo nero... con il surströmming, già fatta, abbiamo fatto la pasta sola. Abbiamo già fatta, ragazzi. Basta fare... Io sono purista, dovresti esserlo anche tu. Sono per la razza purista. No, ragazzi. No. Io nella carbonara ci metto la panna perché mi piace di più. Vabbè, de gustibus, ragazzi. L'imbarazzo nella scelta. Ho sentito gente si fa mettere i tacchi nel pisello, quindi... Tutto può esistere. Il sacrilegio peggiore della carbonara, latte e panna. E abbiamo fatto metà del sacrilegio. Ce lo vuoi buttare dentro adesso? Pensi che 3 minuti? Vai, facciamola mantecare. Perché bolle. Adesso bolle, vai, butta la pasta così. Butta il pasto ormai. Bollisce troppo. Ormai è il pasto. No, guarda, ancora. Vai, butta. Sento proprio l'odore di carbonara. Ma mai nella vita. Tipico, eh. Cioè se uno mi fa entrare qua dentro mi fa Mario, chiudi gli occhi. Che odore c'è? Dico, un bambino sta andando a fuoco mentre beve. Però potevamo fare quella linguina al limone, no?
Guarda quanto ma devi fare il purista, devi fare il purista, ci metti il limone che è uno dei sapori più invadenti. Guardate quanto è bella, però stiamo facendo andato. Però io sono sicuro che i nostri amici norvegesi consigliassero una spolverata di pecorino romano che noi non abbiamo. Zoom qua. Zoom qua, zoom qua. Linguine al limone. Queste non so che cosa ci si può fare con linguine al limone, perché effettivamente è un po' particolare. Ora, credo che si debba. Mamma mia, che brutto odore che fa. È molto sadilio. Vorrei. È sadiliofilizzato. Sì, fa molto di liofilizzato. Tipo al cazzo, mamma. Oh, c'ho una voglia di mangiarmi una carbonara seria. E a casa c'ho un bel guanciale e belle uova. Però mi oggi raccomando, la pasta corta, E quella ci metto. Caccia la puttana. Esattamente come la soralella. Domani mattina invece che latte e biscotti mi farò latte e pasta. Ma guarda che secondo me se pucci i biscotti qua dentro fai più bella figura. Si vede che è una vera carbonara da quel colore bianco puro della salsa. Ma è il latte che dà quella sensazione. Allora, sai che ho la sensazione che l'uovo non l'abbia mai visto sto coso? Sai che l'uovo non c'è una roba gialla, manca. No, è più gialla la pasta che questa salsa all'uovo, tipicamente detta carbonara. Il pepe. Non c'è il pepe. C'è il prezzemolo però, se ti vuoi. Ma dov'è, la cosa della la bustina? Che fine ha fatto? Non ce l'ho io la bustina. L'abbiamo buttata? Volevo leggere gli ingredienti in. Ma sono sempre in vinico. Allora, ingredienti in. Ingredienti, merda, punto. Salt, è l'unica cosa che si capisce. Salt e coniglio. Ah no, bacon fra gris. Partiamo male. Bacon fra gris. Fra gris forse vuol dire pezzo di guancia di maiale essiccato con sapienza e aromatizzato a dovere? No. Smelteospulver. Sì, lo so che c'è quello. Valle. Però questo non si ritira. Cioè la pasta ormai sarà scotta. Glucose syrup. Cioè lo sciroppo di glucosio. Questo si capisce. Aroma e zucker di nuovo. Idrolisirede. Vegetablisce proteiner. Penso proteine vegetali. Come te lo dico, questa è la carbonara che paprika, farebbe. c'è la paprika. C'è anche il peperoncino, vedi, c'è il peperoncino. Perché il pepe a noi ci ha rotto il cazzo. Persil, quindi prezzemolo. Petrasil. Champignon. Ah, champignon. Tipico. Ti ho detto stanno pure i funghi. Champignon. Si sente. Te l'ho detto, ci sono pure i funghi. Questa è la carbonara di Ramsay senza piselli. Champignon linda la carbonara. Questa è quella di Ramsay ma senza piselli. Ma che cazzo l'ha cecata Knorr? Non lo so, ma secondo me la divisione... La divisione che non ci vede non ci sente. Allora, questa è la divisione di Knorr che lavora nei carceri. Questa fa il rancio. Fai il rancio di. Per farli stampare. Peggio queste persone, guarda, te la metto un po' più alta. Ma dai, penso. Perché la pasta sennò si scuoce malissimo, mangiamocela così. Forse quello è il problema. No, no, se mi rendo conto. Però. Prendo dei piatti, Vuoi pure i piatti, mangiamo nella pentola. Ma che nella pentola? Come parte i veri eroi. E mo ti dico pure di dove vengono questi, Chi? E tanto ci sta scritto dove cazzo saranno in produzione, no? In che girone li fanno, intendi? Palmasura. C'è il numero di telefono. Ah, Copenhagen. La patria. Il famoso guanciale di Copenhagen. Ma non dico che però, che non sanno ci hanno avuto però paura secondo me a metterci l'indirizzo. Di solito sì, sta l'indirizzo. Sì, hanno paura che un comando di italiani, soprattutto gente che viene da Amatrice, quei posti lì. Fate una reaction live al video di Grandpa Kitchen Carbonara. L'abbiamo fatto. L'abbiamo già fatto, è orribile. Anche quella di Ramsay, forse è peggio. Perché Ramsay okay, dovrebbe sapere prese le forchette in realtà, guarda, ho preso pure queste. Vabbè, però quelle di ferro fanno più tradizione. Allora, basta, spengo? Sì. Ok, gira bene. Che tu dici se no il sapore non è concentrato? Guarda che Però proprio si vede che è proprio carbonara, Sì. Guardate qui. Poi l'odore, uno entra qua dentro. Guardate qui.
Che bello. Dovevamo chiamarlo il nostro amico. Gesù Cristo, perché... È un po' appiccicoso. È così viscida che scappa volontariamente dalla forchetta. Ok. Ci siamo. Ci siamo. Ecco, sapevo che dovevi cadere. Io ci sono. Vai. Scotta. Sto cercando di capire dov'è la carbonara in questa ricetta. Ma che cazzo. Allora, di solito, quando ti mangi una pasta di queste... È pasta con la panna e prosciutto cotto. È pasta con la panna e prosciutto cotto. Un vago sentore di fungo. Molto. Ma proprio vago. Molto, molto... Cioè, è quando il prosciutto cotto è andato un po' a puttane. Allora, credetemi se vi dico che il prezzemolo ha un sapore preponderante rispetto al resto. Non è una pasta brutta, anche perché dentro c'è un'ottima pasta italiana, anche cotta de merda, ma comunque buona. Però... Io sto cercando di capire quale parte di questo sapore dovrebbe ricordarmi la carbonara. Ma niente, è pasta con la panna e il prosciutto cotto. Questa è la pasta che ti fanno da bambino quando non c'è voglia di mangiare. Se permetti, io da bambino mi avessero fatto questo. Ma tu eri una fogna da bambino, alcuni bambini, diciamo. Cioè, perché un bambino che non vuole mangiare dovrebbe scegliere il peggio da mangiare? Questo fa schifo. Ai ristoranti, quando gli chiedi il menù bambino, o ti danno la pasta col pomodoro e la cotoletta, oppure ti fanno la pasta con la panna e il prosciutto cotto. Però è buona la pasta panna e prosciutto cotto. Sì, questa qui è buona perché c'è il latte. E la pasta. Il resto, cioè il problema era tutto qua dentro. Ma sapete qual è il problema? È che se uno va all'estero e chiede una pasta alla carbonara... Si fa l'idea che faccia cacare la pasta alla carbonara. Invece non deve essere così, non deve assolutamente essere così. Per ringraziare il vicino lo deliziate con un buon piatto di pasta, dice Caius. Ciao da Newcastle, tu ti mangi sta merda, eh? Tu da Newcastle, chissà quanta pasta alla carbonara... Però adesso dobbiamo fare il test supremo. La assaggiano anche Paolo e Rocco. Perché... Paolo, a Paolo è inutile che glielo fai assaggiare. Cioè, tanto ormai lo sappiamo, no? Paolo è buono. No, Paolo, qua non ce la fai manco te. No, ma sì che è mangiabile. È pasta con latte. E è una polverina che sa vagamente di prosciutto cotto. Se mi dici che è carbonara, ho qualcosa da ridire. Se mi dici che non piace... Ma non c'è manco un cugino lontano della carbonara. Però, raga, vi dovete muovere prima che mette le mani e se ne va, perché sta... sta prendendo una... È più buona la colla stick. Oh, che bella faccia. Sicuro attacca di più della colla stick. Poi vediamo il sapore. Tanto lo sappiamo che dice Paolo, no? Paolo, perché questo sarà praticamente l'oro? Hai detto che non era male il surstroming, quindi... Ma se sei straniero e vai nella tua città straniera, penserai che questa è vera carbonara. Capito. Se non cambiamo... Cioè, è un po' di regia. Ah no, tanto quella è fissa. No, è buono. Ragazzi, mi piace. A Paolo non piace. Attenzione, a Paolo non piace. Ma a Rocco non dispiace. Vabbè. Non è carbonara, per l'amore del cielo, però... Sì, ma sta di scatola, di cartone. È mensa. È mensa, bravo, sì, è mensa. È mensa. Però, cioè... Se hai assaggiato la panna, la pasta con la panna e la mensa, è così. Scusa, eh. È mensa. Assa di asilo. Sì, ma sta di cartone, di cartongino. Perché Paolo ha fatto l'asilo a Guglionesi e a Guglionesi non danno sta roba ai bambini. No, però... No, la apprezzi. Cioè, comunque c'è da dire. Ma superato Rocco? O sei da solo all'università? Ma se sei da solo all'università ti va bene pure mangiare lo yogurt scaduto da 2 settimane. Zitto, una volta dei miei amici universitari mi hanno invitato, hanno fatto la pasta al radicchio. Ho detto, ma minchia, raffinato. Strano. Mi hanno ucciso. Era amara. Una pasta. Era come la vita. Sì, una vita amara. Però lì era avara. Viva gnam gnam. Allora, fermi tutti. Fermi tutti. Voi siete troppo freschi. Tu hai un ricordo del sapore di questa pasta? No, se ne andò. Io non ricordo di cosa sa. Lo sai cosa sa perfettamente? Non so se avete mai comprato
i risotti quelli già pronti. Ma quelli sono buoni. È lo stesso sapore di base, però. No, quelli hanno un senso, questi di senso non ce n'ha. Allora, il problema è che i risotti, sì, perché quelli sono liofilizzati, esattamente come quelli, quindi sa di fungo liofilizzato, tutto. Però, per esempio, mi ricordo che ogni tanto, quando vivevo da solo, un risottino di quelli pronti me lo cucinavo. Poi, quando ho capito che più o meno ci voleva lo stesso tempo per fare il risotto quello buono, no, vabbè, ci vuole tempo per fare il brodo, per preparare tu. Però, in linea di massima, non era radicchio e sapeva di ferro. Fate una reaction al video di K-Cooking Carbonara. Fidatevi. K-Cooking. Che era K-Cooking? Mai visto e sentito. Una vicina, dategli l'acqua Philips per ringraziare. Cioè, ragazzi, poi più sta qua dentro, più prende quella consistenza. Però, vi devo dire, cioè, io ho voglia di mangiarla. No, ma ve lo giuro. Ma sai perché c'hai fame? Sì, probabilmente, anch'io c'ho molta fame. Oh, per l'amore di Gesù Cristo. Cosa? Con le scorzette di mai. Chi è questa? K-Cooking. Ce l'abbiamo la... No. Certo, ce l'abbiamo tutto, Paolo. Siamo pronti a... People, and I'm back cooking again. And today I'm making something called a spaghetti carbonara or something. Carbonara. Allora, se inizi a cucinare una ricetta e non sai nemmeno che ricetta è, il problema forse risiede. And something like that, attenzione. Something like that. Questo è something. I don't know how much water to put in. I just put quite a bit in. And when I bought the spaghetti. Quando ho vinto gli spaghetti. Stai ferma con quella carta! Questo non esce oggi, non certo come si aprono gli spaghetti. Bravo, quell'acqua fredda è una buonissima idea. Like ci metti gli spaghetti, così c'è scritto. Sta morendo. I want to cook it for un'ora e mezza. 11 minutes. Mine wants 11 minutes. Will you playing with a piece of spaghetti? Lo fanno un po' di spaghetti. Right, so mine wants cooking for 11 minutes. While that's cooking, ma questa I'm going to make the carbonara or whatever you call it sauce. Guarda, come la chiami, la salsa? I just remembered I forgot to add a bit of salt. You know, not too much, just a ha aggiunto uno 0,1% di sodio all'acqua. Ma quello è strutto. No. Ha potuto essere un fatti in the pan. Lardo, lardo. Però posso dire meglio del latte. Stipendio che lo usava mia nonna per le galline. Però per quello che è il concept della carbonara si è avvicinata più lei che questi. Che cazzo fai? Spaghetti. Dopo ci mette il prosciutto. Questo è il rumore che fa un enfisema. Stai calmo. And you can have what you want. Garlic or... No. Something else. Sì, something else, tipo il guanciale, ma l'aglio no. And most of my viewers know that my son can't have cheese. Not because he's lactose intolerant, because he isn't. We don't know what it is. Tutto a freddo, raga, tutto a freddo. Ma che cazzo è? Non è pancetta questa. L'ha lasciata lì a sudare per la paura di quello che succederà. Sì, guarda come la sistema con amore. Non sia mai che poi si sente sola quella carne là. È andata dal macellaio, ha fatto mi fai delle bistecche, ha fatto sottili come il prosciutto, per favore. Non mi sembra pancetta a me. No, è carne di maiale, stronzissima carne di maiale, forse di capocollo probabilmente. Non dico che è un'arista di maiale, è un capocollo. Mi sa che Mario ha scoperto uno dei suoi canali preferiti, secondo me. No, mi dà pure fastidio quanto cazzo è lenta a parlare. Un uovo. Pure io uso bicchieri puliti quando cucino. Ma questo dove li sciacqua? Nel Gange?
Ah, stupì, ci hai stupito sicuramente. Posso mettere due persone? Guarda quanto è zozzo il piano. Rompe le uova come si uccidono i conigli. Colpo secco sopra. Però guarda, sta bilanciando, ha detto due uova intere e poi soltanto un tuorlo. L'ha buttato perché non gli piace. Fa fin qua. Le microplastiche ci sta grattando. Sì, 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 sì. Ti mangi la carbonara è come una carta telefonica. Un colpo di scena, ragazzi. Madonna, ma guarda che merda ci sta al lato. No, la cucina è qualcosa di... Guardate al lato che merda che ci sta. Non pulisce la cucina dal 90. Che è successo? Che cazzo è? Questa è heavy cream, raga. Questa è la famosa heavy cream. Double cream. No, è double cream, non è panna, è double cream. È la famosissima panna degli americani, ragazzi. Panna al gusto di panna, cotta nella panna. Fregati, compà. Guarda che colore. Madonna, che merda. Sta diventando bianca. Ha fatto l'acquetta, si è sciolto il... Madonna. Sboccante. Perché ha sentito che deve fare la crosticina il guanciale, capito? Ha fatto l'esso, la fa. L'ha lessato nello strutto, ci vuole una... Ma guarda gli spaghetti, sei andato fuori! Ma come cazzo li cuoci gli spaghetti? Ma quanto vorrei assaggiare uno spaghetto di quello? Da un lato duro come la... Cioè, quando si dice double crisp... Sì, eh? Cioè, ma voi che ce l'avete... Non gliene frega un cazzo, però, vero? Ma voi che ce l'avete consigliato? Come l'avete trovata questa qui? Forse il momento... Forse... No. Non sia mai. Se la ride perché... E in montagna, tanto i sottotitoli danno il meglio. Io non li posso guardare. Allora, gli americani quando fanno slow food... Lo fanno veramente slow. Cioè questa preparazione... Ho finito 6 giorni a fare. Cioè la carbonara è un piatto veloce. Ma forse la vediamo così, dico, questa sa cucinare. Ma tu, gli spaghetti fuori dall'acqua, quanto li lasci? Una settimana, due. Io invece siccome uso i rigatoni, metto tanto d'acqua così, metà del rigatone rimane fuori. Non è convinta neanche lei. Oh, dopo tre quarti d'ora il grasso si è bruciato e la carne prende colore. Guarda quella cucina che io da universitario avevo la cucina più pulita. Per farle fare la reazione di Maillard. Mi è stato detto di usare doppia panna. Chi te l'ha detto? Lattuga lo vuole chiamare. Ride giustamente perché si ma rende. Io voglio vedere se mo tira fuori lo spaghetto. Madonna quella pasta. 10 minuti. La pasta c'ha la tensione superficiale. Mo vediamo mo se fanno come tutti quanti gli americani che buttano la pasta fino. Comunque quella carne ha un super potere. Rifiuta di cuocere. Non si cuoce. In compenso il grasso sta iniziando a diventare carbonella lì al lato. Ma non era cotto, dove va con quella pasta? Come dove va? Era così, era. Una parte era così. Cucina di bagno, parecchio. Sì. Ma dopo quando sono visiti? Bagno che è poi il posto dove io metterei il risultato. La sento sputare, pure io sento sputare. Chiunque assaggi lo sento già sputare.
No, no, si cuoce così. Madonna, guarda la pasta. Ma la pasta è dritta. La proporzione però è giusta, pasta su è molto giusta. Madonna. Guarda, si vede che si muove insieme. Non la giriamo, la lasciamo mantecare. Bene. Deve assorbire spontaneamente il sugo. Non va mantecata. Tecnicamente a questo guarda punto guarda quella pasta che si gira tutta insieme. Ma a questo punto mi chiedo, se ha già messo l'uovo nella pasta, quando cazzo lo mette il grasso del guanciale? Sopra come topping? Non lo so. Ma soprattutto quando lo taglia. Non penso lo taglia. Lo butta così. Come topping, insieme al grasso, lo mette dopo. Non c'aveva il pecorino, ha detto, mo butto sopra la fetta di carne, uguale. Però questo è il tipo di utente che poi quando viene in Italia e mangia una carbonara è come Cristo. Si sta tagliando. Ma non è cotta manco bene quel. Guarda che è ancora vivo. Però piano. Era una tragedia annunciata che non era cotta bene. No, il maiale è cotto, però non bene. Così, cioè, non va bene. L'ha disidratata la carne. Perché è gommoso, viene gommoso. A parte che con quello spaghetto gommoso ormai. Allora, il guanciale tipicamente nella carbonara non deve avere una cottura aggressiva. Però lei ha fatta bollita, capito? You can add cheese. Casomai le arterie te le tappa solo in parte. Ecco, già questo è un po' più cotto. Non dico che vada bene, ma... Ma questo lo usi per guarnire, diciamo così. Comunque no, però dico lo usi per... Sai che questa infezione al petto mi sta davvero facendo... I sottotitoli si sono allineati però, eh. Ah... Sta diventando sempre più bella questa pasta. Mo sì che stai facendo la frittata di spaghetti. Io voglio vedere quando l'assaggia però. Questo ottimo timballo di maiale che sta facendo. Non sto mettendo il formaggio, dice. Non ho messo ancora il formaggio, ma vedrai. Oh! Ce lo lasciamo però, vogliamo. Ci vuoi mettere pure un avambraccio dentro? Io credo che neanche un bambino italiano la fa così la carbonara. Neanche un bambino la fa così. Mo sì che ci siamo. Una cosa che vedo in molti video americani è che trattano la cucina come io tra... No, si è attaccato tutto solo. Ma chiaramente. Cioè, trattano la cucina come noi trattavamo il Play-Doh quando avevamo 6 anni. Guarda che merda che è venuta. Ma abbassa la fiamma! Ma io credo che ormai quell'uovo ha toccato gli 80-90 gradi centigradi. Possono abbassare la fiamma quando gli pare, ma considerate che l'uovo cuoce a una temperatura a metà di questa. È vomito. Ma non la abbassa, si sta bruciando. No, la forchetta no, quella si mangia col nunciaco, signor. Vabbè, pure il figlio comunque. Il ragazzo è pronto ad assaggiare. È buono, eh? Non è convinto. Ci vuoi dire qualche cosa o vuoi masticare per una settimana? Dammi tempo, ma il maiale è quasi cuoio. Dammi tempo, mamma. Everything's plain. It's all plain. Tutto è tutto piatto, dice. C'è solo un po' di sapore di pancetta. C'è un po' di sapore della doppia panna, ma a parte questo è letteralmente quasi nessun sapore. È buono, eh.
little bits of flavor. You know, can you taste the cream? Yeah, but not a lot, if you get what I mean. You might have to have it all then. Why can't you have cream? Acid reflux. I can't have cream. But apart from that, it's nice. It's like, nice. Like little bits of flavor, you like chewy. And then when you chewy, e l'ha detto che è un poco commosso da masticare. Apart from that, it's nice, so yeah, I give it definitely a thumbs up. Definitely thumbs up. Cioè, il suo unico commento è stato: guarda, mamma, nessun sapore risalta particolarmente, a meno che non prendi il pezzetto di carne, però comunque è un buon risultato. Rispetto a quello che si potrebbe aspettare. E nel frattempo noi abbiamo fatto crescere il nostro bambino. Posso farlo vedere? Guarda, è meglio di quello. Ecco il dio dei pastafariani. È meglio di quello che abbiamo visto fino adesso. Sì, è molto meglio, però insomma vedi bene che si è rappreso in maniera inquietante. Comunque, a quanto pare questa tizia qui, che credo ormai sia andata... Faccio sentire il rumore. Che... Metticelo dentro. Sta tizia, ma sta tizia è morta? Mi hanno dato un po' di heavy cream. Ma sta tizia è morta? È perché non posso da 3 anni, quindi penso che sia... No, sta a digerire quella carbonara. Morta no. Cioè, se mangia tutti i giorni così, poverina, sicuramente bene non sta, però... No vita fortuna, is she okay? Ops, good luck. C'è qualcuno che si chiede la stessa cosa. Eh sì, cioè, perché non posta da 3 anni? Ma, amore, lo faccio vedere. Tornerà. E saprà cucinare una carbonara fantastica. Perché nel frattempo ha fatto un viaggio in Italia e gli hanno menato appena messo piede nel paese. Però poi, siccome gli italiani sono ospitali, le hanno insegnato a cucinare la carbonara. Ci hanno messo 3 anni, perché ci vuole tempo. Però adesso lei torna e fa una carbonara. Perfetto, si è riportata un po' di guanciale. Attenzione! Ha cambiato canale. Gli italiani l'hanno così spaventata che ha cambiato canale. Ha cambiato canale e sta postando ogni giorno praticamente. Quindi sta bene. Però la cucina non l'ha cambiata. È un po' invecchiata in 3 anni, se posso. Strano, perché con l'alimentazione che fanno uno si mantiene giovane. Però sempre le maglie degli Iron Maiden, questa cosa non cambia mai. È sempre la stessa maglia, probabilmente. No, quell'altra mi sa che era di Virtua Eleven. Credo, che è uno dei dischi peggiori degli Iron Maiden. Ma praticamente, credo che... Bello, ma la gente ci va per vederla perché la pipa è culo. La pipa è culo. No, secondo me la gente la va a vedere perché lei cucina quello che le va. E questa spontaneità alla gente piace. Ma a me lei piace. È solo che se mi invita a mangiare a casa sua mi rompo una gamba apposta. Purtroppo. Frattura scomposta, purtroppo. Ma sta soffrendo. Perché? Tunnel carpale. Forse ha avuto un tunnel carpale, una frattura? Lei fa vedere tutto, non taglia niente. Allora, ci sono buone probabilità. Questo diventa il tuo canale preferito, io già lo so. No, ci sono buone probabilità. Stanotte, a mezzanotte, l'una, arriva e mi dice, no, guarda questo video. No, mi fa troppa disgrazia, purtroppo. No? Mi fa troppa di... un certo guarda punto. Come cuoce le salsicce! Le salsicce, che so quelle salsicce? Oh. Madonna! Però non tutti possono cuocerla così la salsiccia, ragazzi. Non tutti hanno un drago domestico per fargli fare la versione di maiarda all'inizio. Ah, sta a fare i panini. Cos'è quello, burro? Credo che sia burro, un pelo. Un pochettino di burro. Posso dire però che la signora è anche troppo in forma per quello che cucina. Cioè, se io mangiassi così sarei un satellite, cioè. Ah, col burro le salsicce. Un poco bruciate, però. Perché è una falsa cosa quella che è cancerogena, la roba bruciata. Non cadere, non sia mai. Se è già morta bruciata, puoi anche cadere. L'uovo. Ma così sì. Però ha cambiato padella. Dici? No, negli anni ha cambiato la padella. Ma lei usa una padella ogni volta che cucina.
Che stacco. Che allora, stacco. Mi sono venuti delle uova brutte nella vita, mi sono venuti. Ma mai così. Ma, questa è eccezionale. Però guarda che il tuorlo è ancora umido. Ecco. E come ha fatto? Oh. Non lo so. Probabilmente sembra così bruciato perché l'ha appoggiato sul fondo bruciato della carne. Ma il tuorlo è bello morbido. Una cosa l'ha azzeccata. Ha cambiato maglia nel mezzo. Vabbè, giustamente. Una ricetta di gente. Che bei tagli però che c'ha sto canale. Io lo che so. Che bei tagli che c'ha. Quando ti piace. Stanotte, prendi appunti, poi mando un messaggio su Instagram, qualcuno mi manderà. Ma quindi il figlio le assaggia tutte. Poi è ingrassato il figlio. Madonna. Cioè lui è ingrassato. Ah, ho capito dove vanno a finire tutti i piatti della mamma. Ma grazie al cazzo che buono, burro, salsiccia bruciata. Poi parlano in un modo molto strano, li capisco poco. Sì, perché vabbè, lui parla a bocca piena. Pop, pop. As you heard from Lee, he says it with nice and it's eggs, not eggs. So if you like what you see, no, sorry, there's going to be a link muffin in the description to my merchandise. Devi comprare merchandise di questo. Se fossi lei farei come merchandising una spugna per pulire le piastrelle. Ma ne fa le visualizzazioni. Se, secondo me lei lavora così. Questo è il suo lavoro. Hanno messo su un canale YouTube, campano così. Boh, non so quanto paghino in America per sta roba. Basta. Basta. No ragazzi, ormai siamo all'accento, hanno l'accento british, ma mangiano troppo a minnezza pure per i british, perché le salsicce i british lo sanno fa, cioè è il minimo indispensabile. Cioè è alla base della colazione da quelle parti, e l'uovo per loro è quasi una scienza, cioè l'uovo... Sto leggendo. Nel frattempo il figlio gli è cresciuto un braccio alla schiena. Ma lo zozzo è compreso nel mercato. Ho fatto un video del pollo alla parmigiana senza parmigiano. Ma le ha fatto conoscere Manfredi. Ah, Marcus Cron. Marcus Cron è sempre un sommelier comunque. Se posso bravo dire. Marco. Bravo, bravo Manfredi. Cioè veramente è un sommelier, complimenti. Questa manco io la conoscevo. Mamma mia. Ancora, ancora. Guarda, c'è il suo canale YouTube. Anzi, io ti consiglio di replicare le sue ricette a casa tua. Non tutti hanno un drago per cuocere la salsiccia come ha fatto lei, però tu ti puoi impegnare usando la fiamma al massimo nel modo sbagliato. C'è pure Karen Fukuhara di The Boys che si era messa a fare qualche cosa, avevo visto qualche video. Sì, però lei la perdoni. Lei la perdoni, è che c'ha la faccia carina. Lei la perdoni, però dipende da quello che fa. Perché se proprio, cioè, a me, sai cosa non mi devono proprio toccare? Tipo la pasta al pomodoro e basilico. Cioè, ma quella come la fa? No, la possono sbagliare. Beh, la possono sbagliare. Possono fare tante di quelle cazzate una dietro l'altra. Perché poi quella ovviamente anche in Italia c'ha diverse scuole di pensiero, eh.